questa sera c'è il Davide Donatello, premiazione del Davide Donatello. Premietto, e domani torno tra premietto. Sì, insomma, Beh, in confronto a lui, capisci? Ah, capito. Premietto, però. E tra i film c'è, non c'è il nuovo film di Gian Nannini, il film sulla vita di Gian Nannini. No, allora Gianna, non mi ricordo come si chiama il tuo film, non credo che lo guarderò, ma un film su una persona viva, non credi che dovremmo farti fuori con gli autori? Fammi sapere. Okay. Scusa, ma abbi pazienza. Gianna, se vuoi parlare di film, ne approfitto per finire di farmi la lampada integrale, che stasera deve essere bello scuro. Va bene? Potresti fare l'ufficio stampa tu, per come sei diplomatico. Sì. Potresti dire un premietto così dato da un grandissimo presentatore, quello ci sta. Vedete, buongiorno a tutti, sono Gianna. Gianna, parte... sulla gondola con Leonardo Fiaschi, sono sui Naviglia a Milano, ci stanno raggiungendo. A parte che trovo mancanza di rispetto che mentre l'attrice principale parlava, gli altri andavano sopra, una cosa bruttissima. E poi facevano flick flock. Sì, flick flock. Comunque, il film sia nell'anima, attrice bravissima, è già pronto il secondo film, ragazzi. Sì, Io e Fassino, si chiama Profumo? No. E fa: voglio quel profumo, spruzzo tutto, mangio sapone. Gianna, non ti prego, non farmi arrestare, che nella notte giuro che tornerò a puzzare. Questa è bellissima. Che se ne era fregati altri due prima. Lui c'è scritto: stanno indagando. Ma come mai? Tre? C'è scritto: devo arrivare a 5. C'è scritto numero 5. Gianna, comunque sei contenta? Letizia Toni ti ha interpretato. Pare che tu abbia apprezzato tantissimo il personaggio. Sì. Conosciuto anche il Subab quando giocava a calcio, era veramente forte. Ma chi è? Toni. Poi è davvero molto brava, questa ragazza. Poi lo guardo, poi vi dico. Va bene, grazie. Gianna, grazie.